Buonasera a tutti, sono Marco Sacchetti, abbiamo un'oretta, quindi corriamo spediti perché ci sono tantissime persone a partire dai ragazzi di Locri che vi devono raccontare la loro esperienza. E spero che siano molti gli Emiliano Romagnoli tra voi, anche perché credo che l'esperienza di questi ragazzi sia un inedito assoluto per la nostra terra, per l'Emilia Romagna che indegnamente rappresento, lo potete capire bene dal mio accento bolognese spiccato. Però spero che la mia curiosità sia condivisa da tanti emiliani. Vi dico subito che devo dare in primo luogo la parola a Pasquale D'Alessio, che è il presidente del premio Ilaria Alpi, che è un premio che c'è da svariati anni, finanziato dalla Regione Emilia Romagna. Lo definisco così, un premio che premia buoni giornalisti. E quindi do la parola a Pasquale per spiegarvi rapidamente in che cosa consiste il premio per chi non lo conosce ancora. Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie per essere qui. E noi questa sera chiudiamo con la mostra. Non so se avete avuto modo di vedere la mostra che è qui all'interno del colonnato. La mostra è dedicata al giornalismo che non muore mai. E così, anche se ho desiderio, voglia tutti di ascoltare la testimonianza molto forte, sicuramente molto significativa dei ragazzi, credo che sia anche opportuno un momento solo, e credo che sia anche la sede giusta, ricordare che la mostra sono 14 testimoni ed è un viaggio nel giornalismo d'inchiesta, per l'appunto il giornalismo che non muore mai. Sono 14 giornalisti che sono stati ammazzati a partire dall'inizio del secolo scorso e credo che sia giusto dire che erano Giovanni Amendola, Piero Gobetti, Ilaria Alpi, Beppe Alfano, Carlo Casalegno, Walter Tobagi, Guido Puletti, Maria Grazia Cutulli, Antonio Russo, Enzo Baldoni, Mauro De Mauro, Mario Francese, Giuseppe Pippo Fava e Giancarlo Siani. Non sono tutti, mancano. Questa è una mostra che vuole essere aggiornata, mancano sicuramente di testimoni significativi. Questa è una mostra che è stata inaugurata l'anno scorso al premio Ilaria Alpi. Il premio Ilaria Alpi è nato 12 anni fa, nato una sera, in una serata estiva, in agosto. Ilaria è stata ammazzata il 20 marzo del 1994 e noi come comunità aperta, come associazione comunità aperta, ci chiamavamo associazione comunità aperta, dopo siamo diventati associazione Ilaria Alpi comunità aperta, avevamo l'abitudine da anni di organizzare un premio sulla poesia della pace. Quell'estate invitammo il collega di Ilaria, Maurizio Torrealta, che ci spiegò, ci raccontò di Ilaria e noi abbiamo incontrato questa storia. Questa storia è sicuramente una storia tragica, una storia tremenda, una storia fatta per molti versi di enorme solitudine da parte di Giorgio e Luciana Alpi, genitori di Ilaria. Questa storia ci ha spaventato, ma nello stesso momento ci ha anche, come dire, ci ha dato molta molta forza. E sono 12 anni che noi viviamo questa storia, viviamo una storia che è in cerca di giustizia, in cerca di verità, cercare di dire la verità sul percorso, sul lavoro che faceva Ilaria Alpi. Ilaria Alpi era una giornalista del TG3 e in quel momento, in quel periodo, in quei giorni era in Somalia. E sicuramente Ilaria era dietro con il suo operatore, con Miran Rovatin, era dietro a seguire delle piste che portavano sicuramente quello che è tutta la questione dei rifiuti, tutta la questione del nascondere i rifiuti che l'Occidente non vuole. Sicuramente Ilaria era su queste piste qui, sicuramente, molto sicuramente. L'ultima telefonata che Ilaria Alpi fa al caporedattore a Roma la sera, il giorno, è che ha un video, ha delle documentazioni da mandare a Roma.
questo video non sarà mai più ritrovato, questa documentazione non sarà mai ritrovata. Con Ilaria spariscono documenti importanti come i suoi block notes, come alcune macchine fotografiche che non sono state trovate, block notes che non sono state ritrovate e videocassette che non sono state ritrovate. Dalla Somalia partono dei pacchi, delle valigie sigillate, a casa di Ilaria a Roma queste valigie, questi pacchi arrivano senza sigilli. Questa è la storia e su questa storia noi ci siamo da 12 anni con il giornalismo televisivo, con una giuria che è rappresentata da Moretti e siamo stati qui dal 3 di dicembre al 15 di dicembre. E questa sera per noi veramente così, è una testimonianza che continua, è un modo civile per impegnarsi e continuiamo questa storia, per cui il premio Ilaria Alpi non è tutto chiuso all'interno della propria sede a Riccione, che è presso la Villa Lodifè. Noi da 3 o 4 anni abbiamo inaugurato un osservatorio che è l'osservatorio Ilaria Alpi, abbiamo un sito e in luglio e in agosto siamo partiti insieme a Famiglia Cristiana e siamo stati in Somalia, perché a differenza di quello che magari dice qualcuno, in Somalia si può andare a cercare la verità. Se la verità la si vuole cercare, la si può andare a cercare. Grazie a tutti e credo che sia giusto così non portare via altro tempo e passare la parola ai ragazzi di Locri, che ringrazio sentitamente. Grazie. Grazie D'Alessio. Prima di introdurre i ragazzi di Locri che sono con noi, però abbiamo anche la fortuna, specialmente per chi non conosce la realtà della Locri, di avere una testimonianza diretta, che è quella di Vincenzo Linarello, delegato per la pastorale sociale del lavoro di Monsignor Brigantini. Ora a me capita ogni tanto di fare dei dibattiti, ma insomma sono sempre piuttosto restio a definire le domande prima che vanno fatte, però in questo caso lo faccio volentieri, anche perché la domanda che abbiamo deciso assieme a Linarello di farci e di fargli è una domanda molto interessante, aperta e che probabilmente offre una prima chiave di lettura, cioè una lettura di com'è costituito il potere in Calabria. Grazie intanto per l'invito e grazie in qualche maniera per l'attenzione e la sensibilità che ci dimostrate. Noi insieme a Monsignor Brigantini abbiamo dato vita in Calabria, nella Locride prima, in Calabria dopo, a un movimento che in qualche maniera in questi anni, attraverso il progetto Policoro, che è un progetto della Chiesa italiana contro la disoccupazione al sud, e attraverso il mondo della cooperazione sociale, ha dato vita a innumerevoli esperienze di cooperazione, di lavoro, di impresa. Il 7 novembre scorso, con un convegno dal titolo Etica e sviluppo locale in Calabria, abbiamo presentato i dati di questo lavoro. Era un convegno che avevamo deciso, tra l'altro, prima dell'omicidio Fortunio, ma che ovviamente poi ha assunto un valore. E si tratta di una realtà interessante. Siamo riusciti a creare 153 imprese cooperative, 1.315 posti di lavoro, un fatturato aggregato di 16 milioni e mezzo di euro. Attraverso cooperative e imprese fortemente radicate in una sensibilità sociale, attraverso un metodo etico di intervenire nel territorio. Ora, voi capite bene che facendo cooperazione sociale uno sta all'incrocio di due assi fondamentali. L'asse economico, perché le cooperative lavorano, fanno impresa, fanno affari, fanno appalti, e l'asse politico-pubblico. Abbiamo continuamente a che fare, per la nostra natura sociale, con il potere politico, con i partiti, con l'interlocuzione delle istituzioni. Questa particolare, diciamo così, collocazione ci ha dato il modo gradualmente di analizzare che cosa è che non funzionava in Calabria, ma di analizzarla dall'interno, non dall'esterno, e di accorgerci quali erano i sistemi di potere. Ebbene, noi ci siamo resi conto che intanto, per esempio, chi in Calabria voglia avviare una propria attività o comunque voglia in qualche maniera costruire il proprio futuro deve confrontarsi con una logica che noi abbiamo chiamato la logica dell'appartenenza.
Cioè, non è importante quanto questi ragazzi sapranno dimostrare attraverso la propria bravura, attraverso la propria onestà, attraverso la propria testardaggine. È importante l'appartenenza che sapranno esibire. Appartenenza a una cosca, appartenenza alla massoneria, appartenenza a un uomo importante, appartenenza al partito che in quel momento governa il comune, la provincia, la regione. Appartenenza. L'appartenenza conta più della competenza, e questa è purtroppo la triste conclusione che molti giovani hanno quando decidono di andare via per essere valorizzati. Ma l'appartenenza è costruita sostanzialmente da due sistemi di potere in Calabria. Un sistema di potere che si chiama 'ndrangheta e che non è quello che ci è stato propinato per molti anni dalla televisione. Si tratta di qualcosa che nel tempo si è strutturato, si è organizzato, si è potenziato. Immaginate che molti figli dei mafiosi oggi sono laureati, hanno studiato, sono ingegneri, architetti, professionisti. Immaginate che l'ndrangheta in questi anni ha tratto dai traffici illeciti patrimoni immensi che sono stati reinvestiti nell'economia legale. Immaginate che il controllo del territorio, il controllo delle imprese legali nate con i fondi illegali, oggi dia a questa organizzazione la capacità non solo di intimorire con la violenza, ma anche di gestire pacchetti di voti grossissimi. Dall'altro lato abbiamo un altro potere nascosto, strisciante, viscido, che non si fa vedere, ma non per questo è meno potente dell'ndrangheta, che sono le massonerie deviate. Vi parlo non di letture fantastiche o di opinioni che in qualche maniera uno può avere dettagli, vi parlo di cose che sono scritte nella relazione della Commissione parlamentare antimafia, nell'ultima relazione sull'ndrangheta, che io vi invito a scaricare e a leggervi, dove si parla che almeno una quindicina, ventina di anni fa, all'interno dell'ndrangheta è stata fatta una svolta, cioè ai capi è stato consentito di avere, per dirvi, la doppia appartenenza all'ndrangheta e alla massoneria, facendo nascere la figura che viene definita dei santisti, che sono queste persone che possono far parte di tutte e due le organizzazioni. Evidentemente, se c'è stata un'attenzione così grande, tale da snaturare in qualche maniera l'appartenenza esclusiva che sempre l'ndrangheta ha portato avanti, voi capite bene che la massoneria deve essere un potere importantissimo. Queste due organizzazioni oggi in Calabria, laddove la posta in gioco del potere e la posta in gioco dei soldi diventa rilevante, controllano quasi tutto. Cioè più cresce in qualche maniera il potere, i luoghi di potere, più cresce i luoghi dove c'è denaro, più e lo Stato si ritira indietro in in veri e propri, abbiamo chiamati, interstizi di legalità. E voi capite bene che in questo sistema qui non è una questione di eroismo, buona volontà o cattiva volontà, è una questione che o uno si adegua o non ha un'altra alternativa, anche perché considerate che le massonerie sono presenti anche all'interno della pubblica amministrazione, della politica, con un sistema reticolare attraverso cui passa tutta la vita quotidiana dei cittadini. Io mi fermerei qui, poi ovviamente spero di passare anche alla parte propositiva, se no ci mettiamo un cappio al collo. No, una curiosità al volo, se stiamo nei tempi stretti. Mi ha colpito questo riferimento alla relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta, laddove si fa riferimento a una doppia appartenenza. Mi chiedo, da ignorante della materia, a che serve la doppia appartenenza? Visto che, diciamo, la vostra realtà vista da qui è già una realtà, diciamo, se andiamo semplicemente a nominare il termine 'ndrangheta, al di là della competenza specifica che ognuno di noi ha, sembrerebbe strano che ci sia necessità di questa doppia appartenenza, anche perché anche qui a Bologna, diciamo, veniamo da anni, specialmente negli anni 80, ci furono inchieste sulla massoneria, si sostenne autorevolmente, poi dopo i processi finirono in nulla, insomma, che esisteva una massoneria anche a Bologna che gestiva ad esempio determinate carriere in determinati settori della pubblica amministrazione. Che necessità c'è di questo rafforzamento
di appartenenza, diciamo, perché serve una doppia filiazione? L'altra faccia della luna, evidentemente la faccia nascosta, meno che cioè, mai più di questa situazione la metafora si addice, è assolutamente determinante per il controllo e la gestione del territorio, ma anche per, in qualche maniera, l'autotutela dell'organizzazione dell''Ndrangheta. Consideriamo anche l'altro fatto, che l''Ndrangheta, siccome è cresciuta a livello imprenditoriale e siccome ha dei patrimoni immensi, che ormai non può più investire solo nella Locride in Calabria, se no in qualche maniera è troppo evidente in qualche maniera la manovra di investimento, ormai da più parti ci viene indicato che sta colonizzando a livello finanziario, imprenditoriale, altre aree d'Italia e che in qualche maniera da problema strettamente calabrese può rischiare di diventare un problema serissimo anche in altre aree d'Italia. Voi capite che questi mondi sono mondi certamente non originariamente connaturati all''Ndrangheta e quindi l'alleanza strategica con determinate organizzazioni è fondamentale. Bene, noi stasera qui abbiamo quattro protagonisti ai quali voglio dare subito la parola in rapida successione. Sono quattro ragazzi di Locri, perlomeno due ragazzi e due ragazze, sono Antonio Guerrieri e Francesco Belcastro dell'Associazione Giovani per Locri, che intanto saluto, e Maria Grazia Manno e Carla Nicoletta di E adesso ammazzateci tutti. Intanto ciao, un paio di suggestioni. Io sono convinto che qualunque situazione di sofferenza sociale, economica, politica possa generare però delle energie nuove per una rinascita, prima di tutto personale, poi anche collettiva delle persone. Quindi in qualche modo una situazione che, ad esempio, mi viene una suggestione, perché qui abbiamo di fianco l'ex carcere di San Giovanni in Monte, dove 60 anni fa un gruppo di ragazzi, di partigiani di allora, che avevano più o meno la vostra età, con un blitz travestiti da che compirono travestiti da tedeschi, liberarono una serie di detenuti politici e anche di oppositori dell'allora regime fascista. Fu un'azione clamorosa per quegli anni e di queste persone si parlò a lungo e ancora adesso c'è traccia, diciamo, nella storiografia locale. Senza azzardare paragoni appunto eccessivi, però insomma potremmo definirvi dei piccoli e giovani partigiani della situazione calabrese. E vi chiedo innanzitutto di raccontare uno per uno, con semplicità, a un potenziale vostro coetaneo di questa città, di questa regione, perché avete deciso di scendere in campo e di schierarvi. Perché di fatto avete fatto una scelta di campo, con questo, diciamo, usiamo metafore abbastanza abusate, però di questo si tratta. Vorrei sapere perché l'avete fatto intanto. Buonasera, diciamo che questa volta i giovani della Locride, che fino ad adesso avevano visto il problema dell''Ndrangheta come un problema grave, non potevano restare, diciamo, inermi, anche se negli anni passati c'era stata una reazione, tante manifestazioni che non hanno avuto il risalto che ha avuto questa serie, quest'ultima serie di manifestazioni. In questo caso, diciamo, si è arrivati al punto di non ritorno, bisognava, cioè, appunto, scendere in campo, fare qualcosa. Il punto di vista, il mio punto di vista, il mio e di Francesco, è quello dell'associazionismo. Infatti facciamo parte di un'associazione giovani per la Locride che già da un anno ha cercato di ovviare a uno dei grandi problemi della Locride, ovvero la mancanza della fascia d'età che va dai 19 ai 23 anni, in quanto i giovani sono, diciamo, costretti a lasciare la Locride per andare a studiare all'università, in quanto la più vicina università è a 100 km, che 100 km, diciamo, in Emilia Romagna possono sembrare pochi, ma nella Locride sono tantissimi, equivalgono a 2 ore di pullman o 1 ora e 50 di treno, e quindi è necessario prendere casa per forza fuori. E per cui si decide di andare a Cosenza, si decide di andare a Roma, a Messina, comunque lontano. Questa lontananza porta a disperdere le energie della fascia d'età più fresca, più vivace, più quella che potrebbe cambiare e migliorare le cose. Da circa un anno abbiamo cercato di ovviare a questo problema con un modo
nuovo attraverso un sito internet, giovaniloquide.net, e abbiamo cercato di aggregare queste energie sparse per l'Italia. E fino adesso ci stiamo riuscendo, avendo raccolto intorno alla situazione una quarantina di ragazzi che contribuiscono anche da lontano allo sviluppo della nostra zona, un territorio di 42 comuni che può essere considerato come una unica grande città, solo che è composta da 42 quartieri che però sono collegati male tra loro e collegati male al resto d'Italia. Questo porta a una situazione di disagio, la qualità della vita, anche se potenzialmente potrebbe essere pari a quella di una realtà come quella dell'Emilia Romagna, non lo è per la mancanza di trasporti pubblici efficaci ed efficienti. E in questo territorio c'è la voglia di cambiamento da parte dei giovani, però finora sia la politica sia il resto d'Italia ci ha lasciato, anche lo Stato che spesso viene invocato, ci ha lasciato da soli. E noi speriamo che attraverso questo segnale che abbiamo voluto dare le cose possano cambiare. A questo punto, se permesso, passerei la parola ai ragazzi del liceo classico di Locri, dove è partita la prima scintilla della protesta. Bene. Buonasera, innanzitutto mi presento, sono Carla, ho 17 anni e sono calabrese. Allora, innanzitutto voglio ringraziare tutti quanti per avermi dato l'opportunità di venire qui a portare la mia testimonianza. Io sono una normale 17enne come tutti quanti e non voglio smentire quello che hanno detto i giornalisti in questi mesi, ma noi siamo giovani come tutti gli altri, facciamo una vita normale, andiamo a scuola, usciamo con gli amici, andiamo anche a ballare la sera, non abbiamo paura di farlo. Certo, siamo coscienti di quello che succede in Calabria, ma lo eravamo anche prima che succedesse tutto questo. Dopo la morte dell'onorevole Fortunio abbiamo detto basta, perché veramente non ce la facciamo più ad abbassare la testa, perché ci siamo resi veramente conto di quello che sta succedendo. Noi giovani siamo consapevoli che magari con le manifestazioni, con il sito internet che abbiamo formato, adesso ammazzateci tutti, e con i forum, magari non risolveremo niente, magari la situazione non cambierà, però almeno facciamo sentire la nostra voce e non ci pieghiamo, perché è giusto così, perché noi siamo il futuro di domani e, come ha detto qualcuno, la nostra è una terra bella e maledetta e dobbiamo far vedere che la Calabria ha molto da offrire se solo le si dà l'opportunità. E magari, come ha detto prima il ragazzo, molti giovani sono costretti ad andare al nord per studiare, ma non perché in Calabria non ci siano le opportunità, perché le università ci sono, però è come un circolo vizioso, è tutto chiuso, non siamo aperti alle novità, non siamo aperti, siamo rimasti troppo chiusi, perché viene tutto un po' gestito dall'andrangheta, dal silenzio. Ed è questo che noi vogliamo sconfiggere, vogliamo proprio parlare per far vedere alla gente che non ci stiamo piegando e che comunque stiamo reagendo in qualche modo. Prego. Grazie, io sono Maria Grazia, faccio la stessa classe di Carla. Noi abbiamo creato il movimento proprio è partito proprio dal classico di Locri. Tutti i giornali hanno parlato di noi, tutti i giornali hanno parlato di Locri come terra maledetta, una terra bruttissima. Sull'autobus capita di sentire, ecco, siamo arrivati a Baghdad. Però è una cosa bruttissima, perché Locri non è soltanto crimini, è fatta di tante altre cose belle. Abbiamo un mare fantastico che penso che tutti qui, come al nord, se lo sognano. Penso che abbiamo un mare che sia la cosa più bella del mondo. È bello in estate e bello in inverno. Ci si può parlare con lui, è la cosa più bella. Non abbiamo soltanto crimini, non dobbiamo distruggere la nostra terra. Abbiamo una Sila che è spettacolare, l'Aspromonte che ci dà dei frutti che non vanno dimenticati. Dopotutto non è giusto che la Calabria viene soltanto ricordata come la terra dei crimini, perché
mi sembra che quando sulle vostre tavole c'è un salame calabrese, una soppressata, un capicollo calabrese, penso che a tutti viene il sorriso e dire: ah, che buono, ah, buonissimo questo salame, questo formaggio. Non vogliamo essere ricordati soltanto per Locri, la città della mafia, perché Locri, prima di essere città della mafia, è stata città greca, è stata una delle prime colonie greche. Cioè, noi abbiamo dato i natali a Zaleuco, a Crotone, abbiamo i bronzi di Reace, che tutti volevano pure portarli via dalla Calabria. Non è una cosa giusta questa. Non siamo soltanto terra di mafia e non abbiamo soltanto ragazzi mafiosi, perché se fosse così non andrebbe proprio, non ci saremmo noi qui, cioè credo che non saremmo qui. Penso che la Calabria è fatta di gente onesta, di gente che vuole lavorare, e penso che, come hanno già detto loro, non ci spostiamo al nord per abbandonare la nostra terra, anzi credo che come sogno nel cassetto tutti quanti abbiamo il sogno di tornare in Calabria e di ricostruirla, di poter dare una mano, di poter migliorare la nostra terra. Però voglio soltanto farvi capire che non è soltanto terra di mafia, che non dovete pensare: arriviamo in Calabria e andiamo a Baghdad. Non è così, perché penso che noi possiamo darvi tanto, veramente tanto, e non solo con, anche soltanto con una piccola vacanza, venire da noi, cioè incantate soltanto per il mare che abbiamo, per le spiagge bellissime che ci sono, per i lunghi lungomari. Non siamo fatti soltanto di mafia, siamo fatti, anzi, credo che noi viviamo con la mafia, però penso che io ho avuto dai miei genitori forse più libertà di quante ragazze di 17 anni abbiano qui a Bologna. Non credo che loro alle 10 di sera, se escono così per fare una passeggiata sul lungomare, sia tutto normale. Io ho la possibilità di uscire alle 10, come l'una di notte, come alle 4 di pomeriggio, come alle 2 di pomeriggio. Se i miei genitori mi mandano a Locri per studiare, vuol dire che non è così tanto Baghdad, non credo. Poi io spero nelle possibilità che ha la mia terra, vorrei anche, spero di poter studiare nella mia terra. Se la scelta che farò non mi permetterà ciò, spero soltanto di tornare e di far crescere le possibilità che ha la Calabria. Passo. Io vorrei aggiungere solo una cosa a quello che hanno detto gli altri. Volevo innanzitutto ringraziarvi di nuovo per essere qui e per darci la possibilità di parlare, perché sono convinto, siamo convinti, che riflettere su queste cose e condividere geni di esperienza come la nostra con gli altri sia una cosa molto importante per quello che dicevano prima i ragazzi. Cioè, noi siamo dei ragazzi normalissimi, non tanto diversi. Io adesso vivo a Bologna da qualche anno, quindi vi posso dire non tanto diversi dai ragazzi di qua, con i nostri difetti, i nostri pregi. Siamo semplicemente dei ragazzi che sono cresciuti in una certa realtà e arrivati ad essere abbastanza grandi, a rendersi conto della realtà in cui vivevano, si sono accorti che tante cose andavano bene e altre andavano male, e con questo problema ci sono confrontati e hanno deciso che vogliono provare a cambiarla questa realtà. Sono stato di recente ospite a un'altra conferenza dove mi hanno detto: ah, ti abbiamo visto in TV, voi siete bravi qui, ma noi siamo dei ragazzi normalissimi, nel senso che io non penso sia niente di particolare. Siamo gente che si è scocciata di una parte della propria terra, che è una parte piccola, una parte minoritaria, e che vorremmo cambiare, solo questo. Io ho una curiosità che voglio chiedere a tutti e quattro, e magari anche a Linarello, che conosce, diciamo, da un'ottica, da un'analisi più approfondita la situazione calabrese. E la curiosità è questa: cioè, se voi doveste indicare un comportamento, uno solo, quotidiano, nella vostra giornata, per cambiare le cose, cioè dove comincia, diciamo, adesso senza enfatizzare, ma insomma una ribellione, perché io immagino anche
per quel poco di esperienza che mi sono fatto, c'è una quotidianità che schiaccia. Non ci sono atti eclatanti, non c'è tutti i giorni, per fortuna, e speriamo non ci sia mai più, un omicidio eccellente come quello di Francesco Fortunio. C'è una cappa, immagino, che opprime la situazione. Qual è un comportamento quotidiano che ognuno di voi magari ha già assunto, vuole semplicemente suggerire a vostri coetanei della Locride, non solo, per cambiare questo stato di cose? Secondo me cioè bisogna avere ben presente che ci sono dei diritti che sono nostri e dei doveri che sono altrettanto nostri, e che per ottenere certe cose non bisogna chiedere un favore a nessuno, e che altre cose sono nostro dovere, e non c'è nessuno che ci può far evitare di compiere questo nostro dovere. Quindi la cultura della legalità, direi, è la cosa fondamentale. Anch'io sono dello stesso parere, perché penso che la cultura della legalità è molto importante. Prima ho fatto una passeggiata e mi hanno detto: attendo a non buttare fazzoletti a terra, che è buttata. Da noi non succede, è una cosa bellissima quella che avete qui, cioè non succede che i fazzoletti per strada, possiamo trovare anche quella illegalità, anche soltanto non parcheggiare in seconda fila. Però questa cultura della legalità deve avvenire prima nelle proprie famiglie e nella scuola, perché penso che nella scuola noi ragazzi passiamo la maggior parte del tempo, e poi deve avvenire nella società. Non dobbiamo dare spazio al bullismo, quello che c'è nelle scuole, ai signorini che si atteggiano e vorrebbero stare sopra di noi. Dobbiamo cercare di essere sempre su questo piano e cercare di venirci incontro in ogni situazione. Io invece credo che il primo atteggiamento sia quello di parlare. Sembra una cosa un po' banale, però per la nostra terra è molto, perché il male peggiore è l'omertà, come si è detto, come è stato detto in molti telegiornali, è stato scritto su molti giornali, l'omertà, colui che non parla. E quindi già parlarne a scuola per noi è molto. Dopo l'omicidio dell'onorevole Fortunio, questo è stato un fatto eclatante, ma non vanno dimenticati gli altri. Noi ne abbiamo avuti ben 23 omicidi in un anno e non è stato trovato un colpevole. Queste sono cose importanti. Certo, è ovvio, è nostro dovere rendere omaggio all'onorevole Fortunio, perché ha fatto molto per la nostra terra, però è giusto non dimenticare le altre persone che sono morte, gli altri ragazzi che sono morti. E quindi secondo me la cosa più importante è continuare a parlarne. Infatti noi in una delle nostre molte manifestazioni abbiamo detto ai giornalisti: adesso non abbandonateci, ma non perché noi vogliamo esibirci, come è stato detto, non perché vogliamo andare nelle trasmissioni oppure prendere parte alle conferenze stampa. Noi questo qui non entra niente in tasca. È solo perché comunque parlando si possono mettere in evidenza le cose che bisogna cambiare, le cose che non vanno. E quindi anche dal nostro piccolo, magari non cambieremo tutto perché è una mera speranza questa, però può darsi che così le cose inizieranno a cambiare, lo speriamo più che altro. Io, ricollegandomi al concetto di legalità, volevo invitare i miei concittadini, i miei coetanei, a non aspettare che siano gli altri a fare le cose. Purtroppo da noi c'è una mentalità che porta le persone ad aspettare che sia un terzo, lo Stato, qualcuno che viene da fuori a fare le cose, a realizzare iniziative, e spesso non ci si rende conto dei propri diritti, non si è cittadini, non c'è il concetto di cittadinanza attiva, di partecipazione. Questo favorisce molto l'illegalità e l'andrangheta, e soprattutto favorisce quella zona grigia di cui parlava anche il signor Linarello, che non essendo controllata dai cittadini anche per la minima cosa, ha carta bianca, campo libero per fare qualsiasi cosa, dal piccolo abuso di ufficio, diciamo, alla grande illegalità. Questo perché spesso da noi manca questa... Non si è cittadini, magari non si va a protestare al comune per qualche atto, non c'è questo concetto di cittadinanza. Cioè, la democrazia non è un concetto scontato. Da noi spesso si è passivi, anche di fronte ai propri diritti. Io invito soprattutto i miei concittadini, e soprattutto invito i bolognesi, gli emiliani, a non abbassare la guardia, a continuare
il loro essere cittadini, perché venite sempre presi a modello come cittadini attivi, come partecipi alla vita pubblica. Io vi invito a continuare ad aumentare questi impegni. Ma io una cosa confermo intanto, no, quello che si diceva prima in merito al fatto che quelle immagini della Calabria tipo Far West vanno assolutamente tirate via, anzi vi dico che il controllo della violenza da parte dell''ndrangheta è tale che la questione della microcriminalità, tipo gli scippi, le cose, no? Siamo uno dei luoghi più sicuri del mondo da questo punto di vista, perché è così capillare il controllo anche della violenza che nessuno osa fare nulla se non ha un significato ed è collocato dentro una decisione ben precisa dell''ndrangheta. Per cui da questo punto di vista io in qualche maniera penso che dentro la quotidianità spicciola, tranne situazioni, alcuni comuni dove si percepisce più anche il calo di senso civico, ma abbiamo anche, voglio dire, paesi come Gerace in cui ti multano anche se butti, insomma, cioè, abbiamo situazioni diverse anche nella Locride, diciamo non si percepisce, quando è che si percepisce la cappa del sistema in qualche maniera, quando è che la gente comincia quando entra nel gioco delle cose, cioè quando in qualche maniera ha a che fare con avvenimenti cruciali della propria vita, avviarsi un'impresa, andare a ricoverarsi in un ospedale, aprirsi un'attività commerciale, magari non aver fatto prima l'indagine di mercato per vedere se un 'ndranghetista o un prestanome ha la stessa impresa nello stesso paese. E provare ad entrare in un sistema politico senza fare certe operazioni clientelari, eccetera eccetera. Allora qui si comincia a fare seriamente i conti, ma già, voglio dire, i liceali agli esami di maturità dovranno cominciare a fare i conti con un certo sistema fatto di raccomandazioni, di clientele e via dicendo. E il discorso di fronte a tutto questo, che non si riduce, credo, sai, tu domandare l'azione, io anzi credo che io bandirei, no, un comportamento, diciamo, no, bandirei veramente, banale, riprendendo qui no, come gli amici della scuola di Barbiana, no, un famoso detto di Don Milani, che non esiste atto più incoerente quanto un'azione buona e isolata, insomma, no? Credo che sia invece importante prepararsi a una battaglia durissima entrando nei gangli della politica, dell'economia, dell'impresa. Io la cosa che consiglierei a questi giovani è di tener vivo il loro entusiasmo e immediatamente, appena finiscono gli studi, cominciare, ma già dentro gli studi, no? L'idea dell'associazionismo è una prima idea importante, ma poi cominciare a dire, bene, facciamo una cooperativa e creiamocelo il lavoro, bene, facciamo una lista dentro il paese e candidiamoci a governare il paese, con l'idea importantissima che questa battaglia non la si vince da soli, ma la si vince creando intanto coesione tra gli individui e quindi associazione, poi mettendo insieme le associazioni e le cooperative, quello che abbiamo fatto noi, cioè noi abbiamo fatto nascere delle cooperative, le cooperative poi le abbiamo messe insieme nei consorzi, i consorzi le abbiamo messe insieme a livello regionale, oggi facciamo anche delle reti di supporto, cioè l'idea forte è questa, che noi non possiamo pensare di fronte a un potere strutturato, organizzato, che per giunta non ha i vincoli della legalità come noi invece li vogliamo avere, non possiamo pensare di fronte a tutto questo di consentirci l'ingenuità della disorganizzazione delle buone intenzioni isolate e svincolate dal resto. Bisogna avere la capacità di programmare scientificamente una strategia che metta insieme le forze buone e che abbia un'astuzia strategica tale
di ridurre gradualmente il potere delle persone che in qualche maniera si sono organizzate invece per delinquere e per controllare il mercato dei voti, perché di questo si tratta. Da questo punto di vista credo che sia importante cominciare a guardarsi attorno e vedere tutte le cose buone che funzionano, tutti i cittadini onesti, e provare un attimino a metterli in rete in qualcosa di molto concreto che secondo me passa attraverso due snodi fondamentali: il governo della politica e l'economia, l'impresa. Dentro questi due luoghi sociali l'andrangheta e le massonerie deviate possono essere sconfitti. Fuori da questi due luoghi queste realtà qui sostanzialmente non vengono neanche scalfite, neanche da una sensibilità accentuata. E io credo che questo sia il momento più importante dentro cui assumere questo tipo di consapevolezza, pena sprecare una grande occasione storica. E questo è l'invito veramente grosso che rivolgo a loro, e nello stesso tempo anche la progettualità che noi già stiamo mettendo in campo. Bene, questo sul nodo del rapporto e del contrasto, diciamo alle reti di solidarietà, chiamiamole così, politica, e alle reti di solidarietà economica per sconfiggere l'andrangheta, è una bellissima provocazione, meriterebbe un dibattito a parte. Posso, però, posso aggiungere un'altra cosa, sì, velocissima, non prendo tempo. L'altra cosa fondamentale, e qui in qualche maniera tiro in ballo anche voi che mi ascoltate, chiunque siate e qualunque cosa facciate, questa battaglia non la possiamo vincere in Calabria da soli. Questa battaglia o la vinciamo insieme a voi o la perdete anche voi, perché le conseguenze di una nostra sconfitta cadranno sulle vostre spalle, sulla democrazia nazionale. Se avete inteso quello che ho detto prima, capite anche il senso di questa affermazione. Quindi io dico, e sto andando in giro a continuare a ripeterlo, che è importante che si creino delle reti di supporto a quanto stiamo facendo in Calabria, e che queste reti non si limitino solo a un generico incoraggiamento ad andare avanti, ma creino relazioni che poi vadano in qualche maniera a finire dentro il sostegno a se questi giovani faranno una cooperativa, avranno bisogno in qualche maniera di vendere i loro prodotti, avranno bisogno di un know-how, avranno bisogno di un accompagnamento, e qui dovete mobilitarvi. Nel momento in cui andremo a toccare alcuni interessi particolari, potrà tranquillamente succedere che verremo aggrediti, minacciati, e qui dovete mobilitarvi. Questo è l'appello grande che io oggi rivolgo a voi, con la consapevolezza appunto che dicevo prima, che e questa o è una battaglia che vinciamo insieme o perdiamo insieme. Sul sostegno alle cooperative e alle imprese nascenti forse verrebbe la pena fare qualche dibattito con qualche consiglio di amministrazione di qualche banca, che in maniera tale che le banche possano sostenere anche queste imprese. Comunque io voglio dare la parola velocemente di nuovo a Pasquale D'Alessio, che vuole porre una domanda agli ospiti, perché così ci riserviamo una decina di minuti alla fine se ci sono domande da pubblico, alle quali immagino i ragazzi siano prontissimi a rispondere. D'Alessio. No, due cose brevissime. La prima è che prima di fare il secondo inciso io volevo prendere la parola per dire che questa rete, sicuramente il premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi la mette in campo sul tavolo da subito. Grazie. Per cui noi il prossimo premio l'abbiamo il primo fine settimana di giugno, per cui sicuramente in quell'occasione non mancherà un momento, ma non è tanto questo. Noi possiamo mettere a disposizione la nostra storia di 12 anni, che è fatta di competenze, di professionalità nel campo dell'informazione. Certo. Per cui su questo adesso non è il momento di approfondire, però possiamo sicuramente continuare questo rapporto. Questo, certo, è un invito proprio
così che sento di fare a nome di tutta l'associazione. L'altra cosa che mi interessa molto è questa, ma brevissimo. Io credo molto nelle emozioni, per cui sono uno che si emoziona anche molto facilmente, e i miei amici, fratelli dell'associazione, ogni tanto, tra virgolette, non mi mandano in giro per questo, perché poi mi emoziono. Perché io credo che quella frase, "e adesso ammazzateci tutti", veramente sia uno spartiacque, no? Io l'ho sempre vissuta così da qualche mese a questa parte, come un prima e un dopo. Perché poi c'erano 23 persone che sono state ammazzate, no? Però lì c'è stato qualcosa che è scattato, no? A me, io quando ho visto le foto, quando ho visto i servizi, quando ho visto tutte le cose, la cosa che mi prendeva è che lì c'erano delle facce, dei giovani che si facevano fotografare, c'erano delle facce, degli striscioni, questa è una cosa, no? Ecco, così, ma molto semplicemente mi interessava un attimo capire a livello emozionale proprio, no? Ma anche a livello di ragionamento, ma cosa è successo in quel momento quando il vicepresidente era il vicepresidente della regione, no? Ecco, cioè, perché qualcosa è scattato, no? Cioè, questo "adesso ammazzateci tutti", dopo 23 omicidi che c'erano stati, cioè, così proprio sento l'esigenza veramente molto forte di capire, perché lì qualcosa è in quella frase che è stata poi raccolta in quel momento da quella frase, no? Però c'è stato veramente un "adesso basta", ma su che cosa poi è poggiato, su che cosa si è costruito, perché c'è stato qualcosa che piano piano è cresciuto, qualcosa che poi è esploso, ecco, era solamente questo. E rinnovo l'invito per il prossimo premio, ma poi dopo avremo modo per approfondire anche i termini della nostra collaborazione, di questa rete che sicuramente, che da soli non ce la si fa mai. Grazie. Diciamo che questo ultimo tragico avvenimento ha scioccato tutti per il modo in cui è avvenuto, per la persona che è stata colpita. Già in passato persone che non avevano a che fare con l'andrangheta, con la criminalità, erano state uccise. Cioè, il 16 ottobre è avvenuto tutto in pieno giorno, in un luogo pubblico, durante un atto democratico, e poi era comunque l'ultimo tragico avvenimento dopo una lunga serie. Tutto questo ha portato a un, come dire, ha portato a un sentimento di "adesso cosa vi manca? Ammazzarci tutti, a questo punto, cioè, fatelo, cioè, siete proprio, non avete", era diverso da quello che era successo in passato, non era neanche lontanamente immaginabile. Come dicevano le ragazze prima, noi andiamo in giro per strada tranquillamente, non c'è, quasi nessuno ha mai visto un omicidio, non è che è omertà, perché effettivamente i reati non vengono fatti all'uscio del sole, sembra strano, perché non parlate, ma noi sappiamo quello che sapete voi, a un certo punto non vengono fatti all'uscio del sole la maggior parte dei reati. Questa volta, tutte queste cose, il luogo pubblico, la persona colpita, il gesto simbolico, tutto questo ha portato a questo sentimento di ribellione, che condivido con la mia ragazza, anche da altri ragazzi. Penso che questo è un punto di non ritorno, bisognava scendere in campo. Volevo aggiungere solamente una cosa: la morte dell'onorevole Fortuny è stato un fatto eclatante. Perché? Perché è morta una persona che comunque si è sempre interessato dei cittadini della Calabria, ha sempre cercato di cambiare le cose, un po' di smuovere le acque. È stato un fatto eclatante perché è successo in pieno giorno, come ha detto il ragazzo prima. Sicuramente ci sono state persone che hanno visto e non hanno parlato, perché è sempre omertà, le persone parlano e poi vengono uccise. Allora, il nostro grido "adesso ammazzateci tutti" vuol dire proprio questo: basta, perché siamo stanchi. Prima dell'onorevole Fortuny, come ho detto prima, sono state uccise ben 23 persone,
e nessuno ha detto niente, nessuno ha visto niente, non è possibile, qualcuno avrà visto qualcosa. Allora noi ora iniziamo a parlare, iniziamo a farci sentire, a far capire che non vogliamo farci sottomettere e che comunque noi vogliamo che le cose cambino. Questo vuol dire adesso ammazzateci tutti. Ogni volta che noi lo pronunciamo siamo fieri innanzitutto di essere calabresi e siamo convinti di quello che stiamo facendo, con la speranza che le cose possano cambiare. Volevo solo aggiungere una cosa, no? C'è quella famosa frase di Bertolt Brecht, dice: disperata la terra che ha bisogno di eroi, no? Io credo che non sia assolutamente giusto che lo Stato pretenda che i propri cittadini vadano al macello. Noi abbiamo avuto l'episodio a Locri di un meccanico che ha assistito a un omicidio. Questo per dirvi che la gente eroica che ha rischiato e che è stata uccisa c'è, e che praticamente solo indicando la macchina e il colore della macchina che andava via dopo l'omicidio, in una maniera quasi casuale, perché poi sostanzialmente non è un indizio di quelli, voglio dire, rivoluzionari, però in maniera quasi casuale, per tutta una serie di circostanze, ha condotto all'arresto delle persone. Questa persona è stata trucidata. Ora, e vi potrei fare tanti altri esempi. Io dicevo prima, no, all'amico, non tutti gli omicidi avvengono, voglio dire, di nascosto, insomma, anzi, alcuni vengono. Io ho avuto nel mio paese un omicidio alle 10 di sera, in agosto, in una piazza gremita di gente e di bambini che giocavano. Abbiamo avuto bambini che sono dovuti andare in psicoterapia perché praticamente non dormivano più la notte vedendo quella cosa sanguinosa di questo che era stato ucciso a volto scoperto. Ovviamente nessuno ha parlato, ma io onestamente, guardate, io non so, dopo tante lezioni di quel tipo, di quel meccanico, chi in qualche maniera possa pensare in una logica intelligente di fare un investimento serio su una testimonianza di questo tipo, quando poi si sa che in qualche maniera poi ci sono situazioni, nella migliore delle ipotesi, anche di immobilismo, no? Da parte di magistratura e di forze dell'ordine. Quindi da questo punto di vista io credo che la risposta seria, quando in qualche maniera veniamo accusati di omertà, è quella di dire intanto i martiri che ci sono stati per aver parlato, e poi di dire che tutto questo sostanzialmente poi, oltre ad aver prodotto qualche omicidio, non ha prodotto un'efficace. Poi pensate, 25 omicidi in 14 mesi in un lembo di terra di 140.000 abitanti, guardate che è qualcosa di terribile, quasi tutti rimasti impuniti. Cioè, come fa il cittadino a dire vale la pena che io rischi la mia vita e la vita della mia famiglia per testimoniare a... No. L'altra cosa che volevo dire, e qui accolgo veramente con immensa gratitudine questa disponibilità, che non dubitavo ci fosse, però, perché dovete sapere che effettivamente c'è stato l'omicidio di Fortuna, diciamocelo chiaramente, no? Noi abbiamo parlato sempre, in molte situazioni, quando ci sono stati altri omicidi, nessuno ci ha ascoltato. C'è stata la scandalosa situazione in molti omicidi in cui questi omicidi non sono stati riportati neanche dalla cronaca nazionale dei quotidiani e delle televisioni. In un atteggiamento che in qualche maniera credo che ci sia nella maggior parte d'Italia, del tipo ma lì succede sempre, che novità c'è, ma perché dobbiamo stracciarci le vesti, è quotidiana la cosa, succede, è successo e succederà. C'è stata questa cosa del vicepresidente del consiglio regionale e quindi in qualche maniera, però l'angoscia quindi c'è stata sempre, non solo questo per rispondere. Questa volta però l'angoscia è stata molto più forte perché abbiamo intuito che dietro l'omicidio di un vicepresidente del Consiglio regionale c'era una forza e una sicurezza della propria potenza inaudita,
perché l'Andrangheta, essendo una realtà, come vi dicevo prima, imprenditoriale prima che criminale, se ha fatto qualcosa di questo tipo vuol dire che ha previsto quello che poteva scatenare, e prevedendo quello che poteva scatenare ha previsto i danni e ha previsto i benefici, ha fatto un calcolo costi-benefici, e se l'ha fatto con sicurezza vuol dire che la sua forza, non solo militare ma evidentemente anche politica, deve essere una forza veramente che noi facciamo fatica ad immaginare. Devo interrompere questo ragionamento, anche perché sennò dopo sforiamo coi tempi, ed è opportuno invece dare la parola un attimo prima ancora di dare la parola al pubblico, Marco Verca del Centro Don Milani, che mi ha detto che vuol porre una domanda ai ragazzi, e facoltà che vi concedo subito. Grazie. E io sono stato ad ascoltare con molta attenzione quello che hanno detto sia i ragazzi che Vincenzo, e devo essere sincero, Vincenzo è molto convincente in quello che dice, e siccome rappresenta il mondo del lavoro, che poi ha diretto contatto con le realtà di ogni giorno, più ancora che il mondo studentesco se vogliamo, trovo che abbia detto delle cose effettivamente molto interessanti. Io mi voglio fare un attimo nel domandare a voi, mi voglio fare a quella che è la tematica, quale ruolo per l'informazione? Quindi porrò una domanda ai ragazzi, ma che però riguarda anche i giornalisti, comunque, va bene? È una provocazione gentile, per carità. Noi sappiamo che certo la mafia o l'Andrangheta o la Camorra, come volete chiamarle, la Sacra Corona Unita eccetera, hanno delle radici in certe particolari aree della nazione, e queste sono conosciute storicamente come, diciamo, Calabria o Puglia o Sicilia eccetera, va bene, però per quello che riguarda almeno il mio modo di vedere, ma credo anche dei miei amici e colleghi del Centro Don Milani, il tutto non è poi così localizzato. Questa mentalità di tipo camorristico, mafioso, eccetera, la si ritrova spesso in molte altre parti, non solo d'Italia, del mondo. Certo che in Italia ci abitiamo, quindi fa un po' di specie, ma al di là di codesto dico, beh, certo che è interessante sentirvi parlare, però fra le pieghe di quello che avete detto mi è sembrato di notare qualche cosa che, mi scuso, vi voglio fare notare. La prima è questa della studiare fuori dalla Calabria. Beh, mi fa piacere perché certo ci sono delle università come Napoli dove onestamente si può imparare, naturalmente, legge più facilmente e meglio perché vi sono dei docenti adeguati, architettura, Firenze, Roma. Certo, ci sono tante facoltà che in alcune città sono più quotate, sociologia a Trento o lingue orientali a Venezia e così via. A Napoli, certo, scusate, è vero, anche a Napoli. Però voglio sapere questo, a voi risulta che più della metà di questi studenti torni veramente a casa e tenti di fare la sua vita in Calabria o in Sicilia o in Puglia? Voglio dire, che speranze abbiamo da questi giovani su cui investiamo tempo, per carità, denaro non lo rifacciamo a nessuno perché l'educazione è un diritto oltre che un dovere, però che cosa investiamo? Analizziamo un attimo, un momento di coscienza. Io sarei l'ultima a dover parlare, sono sposato con una signora calabrese. Mio cognato lavora a Firenze, è un architetto, va bene, quindi dovrei stare zitto. No, ma io non è che voglio fare questa per fare un'accusa, ma per analizzare, e penso che i giornalisti siano i primi a dover analizzare. Quanti morti ci sono veramente fra i giornalisti, fino ad oggi, negli ultimi 10 anni, in Calabria, in Sicilia? Quanti fra le forze dell'ordine? La categoria che avrà più morti possono essere giornalisti, magistrati, politici, sindacalisti, cittadini normali. Beh, così per deduzione posso pensare che si sia maggiormente esposta fra gli studenti. Quanti studenti sono morti? Chi si impegna veramente? Vediamolo, cioè, è stato fatto questo studio seriamente? La riflessione è nata o non è nata?
mi rifaccio naturalmente a quello che si è detto, qual è il ruolo dell'informazione, ma noi siamo la fonte dell'informazione, tutti noi, e siamo anche gli elaboratori dell'informazione. Certo, non è a caso che siamo noi qui di 2000 anni, noi abbiamo sperimentato la scrittura collettiva, ha detto bene Vincenzo, bisogna essere uniti, perché senza l'unione non si fa niente, la Calabria da sola non fa niente, il calabrese da solo non fa niente, siamo d'accordo su questo, e noi abbiamo praticato l'unione delle menti, l'unione delle forze, abbiamo prodotto cose egregie, non solo nella scrittura collettiva, ma anche in cose che all'apparenza sembrano stupide, ma non lo sono. Sul blog che è apparso dopo che è nata questa famosa associazione, adesso ammazzateci tutti, io ho notato un bellissimo intervento, e diceva in poche parole di un ragazzo calabrese, diceva, beh, dovremmo cominciare intanto a non comprare più CD fasulli, non dovremmo andare più a puttane per la strada, non dovremmo comprare materiale grifato falso, non dovremmo approfittare del biglietto omaggio, ma quanti di noi lo fanno? E non è forse vero che lo facciamo in tutta Italia questo tipo di mafiosità? Non favoriamo forse noi tutti moralmente questo mondo parallelo e infame? Perché io credo fermamente anche nel fare, e il pensiero deve andare parallelamente al fare. Vi dirò che Don Milani non amava lo sciopero studentesco, diceva che era un modo per bigiare, per fare forca. Se aveste voluto veramente protestare, diceva qualcuno a Barbiana, avreste potuto farlo il pomeriggio quando non c'era la scuola, invece di approfittare delle ore di studio, che è un dovere oltre che un diritto. Ma io non vado fino a sto punto, perché giustamente la cosa insulta, offende, e uno appena la sente sciopera. È giusto, avete fatto. Ma ricordate sempre che il dovere viene sempre prima del diritto, e il vostro dovere è fondamentalmente adeguare la vostra modo di fare, di pensare, di lavorare, di vivere in quell'ambiente. Non crediate di trovare migliori situazioni in altre parti d'Italia o del mondo, perché il male lo si porta dentro, certe tendenze sono dentro, se le imparate da una parte le portate da un'altra, se comunque incontrate uno là con quella mentalità, ne troverete anche qua uno come quello prima o poi, cioè va combattuto il modo di pensare. Io vi ho detto un piccolo dubbio che ho avuto, però sta a voi naturalmente eventualmente levarmelo. Vi chiedo se farete qualcosa e che cosa intendete fare di concreto. Mi rivolgo allo studente, anche perché so che ha maggiore entusiasmo, e questo gli va riconosciuto. Chi lavora, chi ha da soffrire dalla mattina alla sera, si è un po' disilluso della vita. Voi invece già avete la possibilità di dare qualche bella idea, e noi le vogliamo da voi, ascoltiamo volentieri il giovane, non il giovane scioperante, il giovane operante, va bene? Innanzitutto volevo dire che non c'è il giovane scioperante, perché noi abbiamo manifestato non solo durante le ore di scuola, ma anche pomeriggio con le varie fiaccolate e anche con le varie manifestazioni. E poi per rispondere alla provocazione che è stata fatta prima, è vero che molti giovani, e mi ci metto anche io, parliamo, poi alla fine di concreto magari non facciamo niente. Andiamo a studiare fuori Calabria e poi magari non torniamo per fare qualcosa di concreto. Io posso parlare per me. Spero, e lo dico davanti a tutti quanti, spero di andare a studiare fuori Calabria, perché per il semplice motivo che fuori Calabria sono sicura che mi laureerò presto e meglio, perché in Calabria le università non funzionano, vanno avanti solamente le persone raccomandate, i cosiddetti figli di papà, e così non è possibile. Non è possibile, perché una persona per laurearsi deve stare 10 anni all'università, e stando 10 anni all'università entrerà sempre più tardi nel mondo del lavoro, entrando più tardi non riuscirà a cambiare le cose. Io spero di ritornare in Calabria per cercare
di fare il mio lavoro e nel mio piccolo per cercare di cambiare le cose. Non so se ci riuscirò, però come è stato detto prima, le cose non si cambiano da soli. Bisogna educare noi giovani alla cultura della legalità, perché solamente così potremo crescere bene e anche, riallacciandomi a quello che si diceva prima, anche non comprando CD falsi, questo sì, questo è una cosa importante, non buttare la carta per terra, sembrano piccolezze, però si parte da queste cose, non bisogna cercare di cambiare le cose dall'alto, dobbiamo iniziare noi piano piano, poi se ci riusciamo bene, altrimenti almeno ci avremo provato. Dal fatto che siamo andati a scuola perché con le nostre professoresse siamo uscite fuori a manifestare, sono state le professoresse che bravi anche loro. Sono state le stesse professoresse che ci hanno dato il compito in classe con il tema mafia, quindi parla della prostituzione, quindi non credo sia l'occasione per Marinella a scuola. Parlavo per principio, sia ben chiaro. Vabbè, però non era. L'eccezionalità si capisce. Non è stato, perché penso che un ragazzo non vuole andare a scuola, sta a casa quel giorno, non c'è bisogno di manifestare. Poi penso che tutti i ragazzi, anche se poi non tornano in Calabria, hanno sempre la speranza di poter tornare o di. Ti disse sperando? Scusa, no. Ci vuole la determinazione, il coraggio. Ci vuole determinazione e coraggio. A lei ha ragione. Se non l'avete ora, non l'avete lei mai più. Lei ha ragione, però ricollegandoci a ciò che ha detto Vincenzo, se un uomo, il macellaio, il signore che ha parlato è stato ammazzato, se noi torniamo pure con questo, una volta che io metto su famiglia, che futuro un genitore, io quando diventerò grande forse mi porrò la domanda, che futuro posso dare? Anche se io ora, se mi pongo questa domanda, che futuro hanno dato a me i miei genitori, io ho avuto un futuro in questa Calabria, sono cresciuta come una ragazza normale, alle mie età, all'età dell'adolescenza, ho fatto le stesse cose che fanno i ragazzi qui a Bologna. Spero di fare le stesse cose che fanno loro quando avrò 20 anni nella mia terra e spero di poter portare il mio lavoro nella mia Calabria, perché sono fiera di essere calabrese e se un giorno mi chiederanno sei calabrese, io risponderò sì, senza nessuna vergogna, però ci vuole anche dalle istituzioni a non avere questo timore, questa cosa di dire o calabrese o siciliano o napoletano, e avere questi pregiudizi su di noi non è giusto, perché forse bisogna anche dare un po' di fiducia alle persone così. Sì. Io posso parlare a livello di... non metto in ballo il CD e la musica, però posso parlare a livello di associazione che abbiamo... Più volte ho incontrato durante quest'anno alcune persone che ci dicevano ma senza che la chiedi questa autorizzazione, se devi fare questa iniziativa, tanto non la chiede nessuno. E, oppure, un esempio, abbiamo organizzato una lotteria per autofinanziarci, non la fa nessuno la richiesta, poi si paga un sacco, invece no, bastava una raccomandata, ma nessuno lo sa, perché non c'è questa cosa di evitare queste perdite di tempo, questa burocrazia. Noi come associazione abbiamo fatto una cosa che può sembrare scontata, può sembrare una cosa normale, è normale, giù non lo è, ma abbiamo cercato di seguire tutto l'iter che spesso non viene fatto. Questo per noi è dare un segnale, anche quando la persona che ci diceva, magari la persona preposta a accettare questa autorizzazione, ci diceva ah, pensa che la fai, tanto... No, non la facciamo perché la legge dice così. E già questo per noi era dare un segnale di cambiamento, di voglia di cambiare questa mentalità. Di coerenza. Di coerenza con quello che andiamo dicendo in giro e che negli atti banali spesso non viene fatto. Ripeto, non metti in ballo musica e CD che... No, perché... E comunque vi invito a essere giornalisti voi stessi, nel senso di ricercare le ragioni, le radici. Questo io lo dico per correttezza,
però effettivamente il giornalismo deve essere nel vostro sangue anche, perché i giornalisti ne morti per queste ragioni, per la mafia ne è morti, sicuramente come i magistrati, come le forze dell'ordine, portiamo rispetto un po' a tutti, non solo i politici che fanno nome e rumore, dei poveri operai, dei poveri sindacalisti, e quanti ne sono morti nella storia d'Italia di sindacalisti purtroppo. Abbiamo anche dei vescovi che sono ottimi, come i Bregantini, non sarà calabrese, ma l'adozione l'avrete adottata, no, l'avete adottata. Sentiamo un minuto se c'è qualche curiosità dal pubblico. Vedo molte mani alzate. Io ringrazio che ci avete invitati. Io rappresento un'associazione di 8.300 persone che purtroppo oggi il 90% non sono più in vita. Quindi andiamo indietro con gli anni. E quando sentivo prima... Che diciamo qual è l'associazione. Allora, l'associazione dei licenziati per rappresaglie in Italia negli anni 50-60. Voi quasi nessuno o pochi lo sapete chi sono e chi siamo. Noi abbiamo fatto prima, durante la guerra e dopo la guerra, diverse lotte, prima in armi e poi nelle fabbriche, nelle campagne, che è stata la più dura, quella della campagna, i braccianti e gli agricoltori, e nelle fabbriche che se si protestava si veniva licenziati. Bologna e provincia conta 8.300 licenziati per rappresaglie, 8.300 condanne dal tribunale civile, messi in prigione o con multe, che ci facevano le multe, non avevamo un soldo e bisognava andare dentro a scontare la pena, i feriti più di 700, e abbiamo durato per 20 anni per portare lo statuto dei diritti, non a noi che non abbiamo potuto goderli, ma per voi, per i giovani, per i figli, per i nipoti, per i vostri figli, sperando che continuino, perché oggi con l'andazzo che c'è forse... Facciamo però la domanda? Sì. Facciamo la domanda, perché dopo diamo spazio anche agli altri, sì, perché sennò sforiamo. Io nel sentire loro parlare della cooperazione mi è venuto un tocco al cuore, che mi ricordo nel 45 noi per fare la cooperazione in Emilia e Romagna i soci mettevamo fuori 100 lire cada uno e ci siamo formati le cooperative artigiane, industriali, gente che ha dato il filo da torcere alle grosse aziende anche. E vorrei dire con loro, specialmente le cooperative agricole nelle campagne, hanno avuto tutti i sabotaggi possibili dallo Stato italiano di allora, però non si sono mai arresi, mettevano in prigione, il giorno dopo erano già lì, condannavano, il giorno dopo aumentavano. E quindi io vorrei dirvi a voi giovani in Calabria e tutte le parti d'Italia dove c'è questi scompensi istituzionali, non arrendetevi mai. Se vi mettono anche in prigione, chi se ne frega, vi faranno delle condanne false come hanno fatto a noi. Aumentate di numero e avrete sempre la popolazione italiana, la più onesta, la più lavorativa, sempre con voi. Quindi io vi dico solo, sarebbe da parlare una settimana su questi argomenti. Non possiamo fare. Però... Grazie, un'altra domanda. No, io non faccio una domanda, perché ma non mi faccio un intervento lunghissimo. Io sarò un po' provocatorio, nel senso che essendo un calabrese, essendo un calabrese, diciamo, avanzato in età, e quindi nonno e padre di 7 figli, mi trovavo qui in Bologna
perché 8 anni fa, avendo 3 figli laureati, avevo necessità di avviarli in qualche modo, quindi perché la realtà calabrese non lo consentiva. E quindi siamo trasferiti e loro hanno trovato la loro strada. Questo non perché merito dei miei figli, perché i calabresi quando hanno le opportunità le sanno sfruttare. Il problema è che queste opportunità si creino nella propria terra. E allora, secondo me, ci sono degli obiettivi, bisogna cambiare, diciamo, il tiro, l'impostazione che è stata data in questa fase eclatante, che fra, secondo me, fra 2 mesi, 3 mesi prenderà efficacia e tutto non è come prima, purtroppo. Questo non per voler, diciamo, disilludere oppure... E il tiro va cambiato, cioè non si può, non è che si può, deve sconfiggere la mafia. La mafia è la criminalità organizzata, come si fa a sconfiggere? Non si sconfigge da nessuna parte del mondo, non si sconfigge da nessuna parte del mondo. E anche se ci fossero le condizioni, chi governa il mondo, i poteri forti non la vogliono sconfiggere, perché ci lucrano, questo a livello planetario. Basta il fatto che il provvisionismo della droga, per esempio, e l'antiprovvisionismo, basterebbe che questo provvisionismo venisse, diciamo, eliminato, e per cui in definitiva il fenomeno droga che tanto affligge tutte le comunità e sarebbe ridotto al lumicino. Ma quindi io quando dico no, bisogna cambiare, correggere il tiro, vuol dire che non si può pensare di sconfiggere la mafia, ma si deve sconfiggere. 2 cose. Prima la cultura mafiosa, che non appartiene soltanto ai mafiosi propriamente detti, ma appartiene alla comunità politica, partitica, appartiene alla burocrazia. Chi va in un qualunque ufficio dalla presa a fare una pratica, se non c'ha l'amico dell'amico 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 amico, alla fine l'iter non ha avuto le mani, ci gira attorno. Quindi queste 2 cose. Secondo me si possono sconfiggere, e si possono sconfiggere creando appunto quella rete di valori e di nuove generazioni che certamente devono avere il supporto. Devo chiederle di concludere perché abbiamo ancora una signora e mi dicono che siamo in ritardo. Sì, perdoni, ma... Vabbè, che avere il supporto praticamente... il discorso non si può bruciare così, perché questo è un discorso molto serio. Tutto, diciamo così, questo che io a cui la chiudo qui. Però dico, se oggi si guarda quello che è successo nella gestione della recente giunta calabrese e quello che sta succedendo ieri avantieri, questo qua, chi segue queste cose capisce che non è cambiato nulla. E allora come fare? Bisogna sconfiggere questa cultura mafiosa, per sconfiggere la cultura mafiosa che pervade come una gramigna tutti gli ambienti calabresi. Allora bisogna che i giovani si svegliano, si mettano in rete tra di loro, che chiedano per esempio come si faranno le liste nella prossima, le primarie non si fanno in Calabria, non si fanno, perché non si fanno in Calabria? Perché? Insomma, a questo punto faccio il puntino sospensivo. Grazie. Mi è proprio una domanda. Per quanto riguarda la cooperativa che si faceva riferimento prima, sarei interessata a capire come sono sorte e in che modo ne garantite l'autonomia dalle massonerie deviate, dalla 'ndrangheta, come hanno potuto nascere, come la 'ndrangheta ha permesso che nascessero. Grazie, bella domanda. Che speravo, devo dire. No, io sono intanto volevo commentare, ho ascoltato con grande rispetto l'opinione del mio conterraneo. Devo ricredermi su una questione che ho sempre creduto anch'io, che basta cambiare la cultura e la mentalità in Calabria e in qualche maniera si riescono anche a migliorare alcune cose. Nella Locride, i ragazzi lo sanno, Monsignor Bregantini, abbiamo un vescovo eccezionale con cui noi lavoriamo a strettissimo contatto quotidianamente,
e attraverso di lui io vi garantisco che in 10 anni abbiamo fatto un lavoro pastorale, culturale, tra la gente, capillare. Ma io non voglio dirvi che abbiamo stravolto le coscienze della gente, però io vi garantisco che alcuni concetti chiave che noi da 10 anni che ripetiamo, la gente li ha interiorizzati e li sa molto bene. Tutto ciò però ci stiamo chiedendo da un paio di anni perché non ha prodotto cambiamento delle strutture di potere di cui parlavo prima, perché non è bastato che in qualche maniera la gente cambiasse idea affinché si cambiasse anche il meccanismo di funzionamento. Perché io credo che queste cose qui siano così, queste strutture di potere che dicevo prima siano così pervasive che alle persone isolate, qui vengo all'altra domanda, alle persone isolate non danno scampo, nel senso che effettivamente se tu vai a ricoverare tuo figlio all'ospedale o tua moglie e sai che se non ti rivolgi a determinati personaggi quella persona non riceverà cure adeguate e quindi a volte rischia sul serio, ma io sfido chiunque ad avere la forza a non... con un senso di colpa per giunta. Io sto notando tanta gente che si sente in colpa di fare alcune operazioni clientelari, ma sa che è costretta a farle, perché se no, come si diceva prima, quella pratica non va avanti, quell'altra cosa non funziona, eccetera, eccetera. Io, voi capite bene, io amo la mia terra e ho cominciato veramente a capire la mia gente e la giustifico. Perché io veramente sfido chiunque in un sistema di questo tipo a fare diversamente. E la testimonianza che veniva portata prima, cioè che i calabresi in situazioni diverse esprimono potenzialità eccezionali, è la testimonianza chiara che non dipende dalla mentalità, ma dipende invece dalle strutture pervasive che nel territorio non danno scampo. Detto ciò, come abbiamo fatto? Noi abbiamo fatto un'operazione che è stata pensata e non è stata casuale. Noi la prima cosa che abbiamo fatto nascere sono delle cooperative in situazioni molto difficili. In modo particolare abbiamo fatto nascere la cooperativa Valle del Buonamico, che è una cooperativa agricola che produce nella Locride dei frutti di bosco, lamponi, ribes, mirtilli, eccetera, e ultimamente produce anche vino, poi lo assaggeremo credo alla fine dell'incontro. E questa cooperativa nasce a Platì e San Luca, che sono due paesi tra i più difficili, no, della Locride, e nasce con uno scopo molto chiaro ed esplicito, che è quello di coinvolgere i giovani a più alto rischio di coinvolgimento criminale, per fare sì di offrire loro un'alternativa, con la convinzione che in qualche maniera, se c'è un lavoro onesto, ben pagato, la lotta, diciamo così, all'ingresso nella mafia è possibile. L'esperienza ci ha dato ragione. Oggi lavorano più di 600 persone in questa cooperativa e producono questi frutti di bosco, tra l'altro, a riprova di quello che si diceva prima, nei mesi dell'anno in cui è impossibile produrli in qualunque altra parte d'Europa, perché c'è una combinazione ambientale nella Locride magica, per il Piovesco la chiama un giardino la Locride, magica, per cui questi piccoli frutti vengono fuori nei mesi in cui è impossibile produrli in qualunque altra parte d'Europa. Infatti abbiamo avviato un rapporto di reciprocità con la Sant'Orsola di Trento, che è una grossa cooperativa di frutti di bosco, la quale ha aiutato noi, ma ha vinto la concorrenza con i nostri piccoli frutti. Se voi mangiate frutti di bosco in inverno, c'è un'altissima probabilità che vengano dalla Locride. L'altra cosa che abbiamo fatto è far nascere una cooperativa di donne, di sole donne, ad Agnana. Io non so se qui da voi c'è un paesino, diciamo così, sfigato, però da noi, loro lo sanno, quando uno si vuol dire che uno è tonto, c'è una parola, dice pare che avvenne da Agnana, no? E così. Ma praticamente è stato molto interessante far sì che in un paesino interno sole donne mettessero insieme una cooperativa. Guardate bene, la cooperativa funziona in una chiesa non consacrata. Producono in questo momento, c'è una cooperativa di confezioni tessili per Izoma, il nostro vescovo recentemente non lo sapeva, in un tour guidato siamo andati lì, gente che voleva vedere le nostre esperienze gli ha detto, dice dai fategli vedere cosa producete, e questi gli operai dicevano
Ma fategli vedere. E tirano fuori il perizoma e il vescovo diventa rosso. Vabbè, allora, perché queste due esperienze? Voi capite bene che noi abbiamo innescato un meccanismo. Intanto, per rispondere alla tua richiesta, non è un caso che noi ci siamo rivolti a un mercato privato prevalentemente, perché il mercato privato ci consente, come tenete conto che molte imprese all'interno del mercato locale in Calabria vendono servizi e prodotti agli enti pubblici. Rivolgersi a un mercato privato vuol dire perlomeno gareggiare con situazioni di qualità, con un mercato magari extraregionale, e non dover immediatamente scontrarsi con quei problemi là. Queste due esperienze sono servite anche da apripista, perché voi capite che la gente ha cominciato a fare questo ragionamento. Ma se, perché il mio vescovo dice, il più grande problema in Calabria, assieme alle mafie, ai poteri, è il destino, cioè quella mentalità che ha il calabrese, che è stato così, è così e sarà sempre così, e che qualunque cosa farai non cambierà mai nulla. E rispetto a questo, l'idea che i ragazzi di Platì a Platì ce l'abbiano fatta e che le donne ad Agnana ce l'abbiano fatta è stata un'idea dirompente che ha messo in moto un meccanismo virtuoso. Nel momento in cui altri giovani sono aggregati, la prima cosa che abbiamo fatto è dire: noi vi aiutiamo, abbiamo avviato un progetto che si chiama Crea Lavoro, di accompagnamento alla creazione di nuove imprese. Noi gli abbiamo detto: noi vi aiutiamo, ma facciamo un patto di reciprocità, che come siete stati aiutati voi, voi dovete aiutare altre imprese che nasceranno e dovete mettervi in rete con noi in un progetto di costruzione e di sviluppo della Locride e di bene comune. Questa cosa ha creato un circuito molto forte che oggi, non che non sia attaccato, ma certamente nel ragionamento costi-benefici dell'andrangheta e delle massonerie deviate, e ci si pensa un attimino, perché nel momento in cui uno di noi viene attaccato, noi rispondiamo tutti, e in una maniera forte, utilizzando la stampa, scendendo in piazza, con una grande determinazione. Tutto questo finora ha comportato che certe poste in gioco, non valevano in qualche maniera il rischio che noi potevamo causare. Certo, non vi nascondo che quello che stiamo facendo adesso può darsi che alzi la poppa. Bene, allora grazie. Grazie al delegato di Monsignor Bergantini, grazie al Centro Don Milani e grazie soprattutto ai ragazzi di Locri. Buonanotte a tutti. Innanzitutto vi faccio i complimenti per il lavoro che state facendo, per ciò che avete detto e per gli obiettivi che vi siete preposti. Io ho una curiosità, come sta vivendo la comunità, in particolare partiamo dalle vostre famiglie, come stanno vivendo le vostre famiglie l'impegno che voi in questo momento vi siete assunti, perché vi siete assunti un impegno piuttosto oneroso da un sacco di punti di vista. Cominciamo da te. I miei genitori sono molto contenti e comunque sono anche loro persone che sono abbastanza impegnate, condividono pienamente quello che penso, quello che dico e quindi mi appoggiano in pieno. I tuoi? Allora, i miei genitori all'inizio erano un po' restii perché si rendono conto della realtà in cui viviamo, che non è una bella realtà, perché noi abbiamo paura di parlare, ma sul serio, sembra una cosa sciocca da dire, ma è vero. Però comunque loro mi hanno sempre lasciato libera scelta nelle mie scelte, nelle mie opinioni, quindi mi appoggiano e sono contenti che non sono solamente, che faccio parte attivamente di questo movimento che stiamo cercando di portare avanti e speriamo di riuscire. Sicuramente, non ho dubbi che voi ci possiate riuscire. La comunità, quindi i vicini di casa, eccetera, come stanno vivendo questa vostra iniziativa? Tu vivi a Bologna, vero? Vivo a Bologna, quindi è più una domanda per lei. Sì. Allora, c'è il terrore.
questo è inutile negarlo, perché è come un campanello d'allarme. Non è che dopo la morte dell'onorevole Fortugno eventi di mafia non ci siano stati, ce ne sono stati, però non sono stati così eclatanti. Come ho detto prima, è successo tutto questo perché? Perché è stata colpita una persona così, una persona importante di rilievo, quindi l'omicidio ha suscitato scalpore tra i giornalisti, tra la popolazione. Certo, ora che le persone hanno visto che noi giovani non ci arrendiamo, magari stiamo cercando di infondere un po' di speranza. Speriamo di riuscirci e speriamo di far capire alle persone che parlare non è inutile, perché è proprio così che magari le cose potranno iniziare a cambiare. Quindi non avete paura, nella maniera più assoluta. No, altrimenti non saremmo qui oggi. Pensate che quindi la vostra dimostrazione possa in qualche modo faccia calare la paura. Sì, anche incoraggiare gli altri, cercare di incoraggiare gli altri, di dargli la forza di parlare, di dire basta, di non abbassare la testa ai soprusi, alle violenze, a tutto quello che caratterizza la nostra terra, purtroppo. Qualche segnale l'avete già ricevuto in questo senso? Ma certo, l'educazione dei giovani, questo è il nostro obiettivo primario, è proprio questo. Già parlare nelle scuole sembra una cosa inutile, però fa molto, perché è proprio educare il giovane, il ragazzo alla legalità, perché crescendo possa portare la propria educazione fuori, all'esterno, e questo fa molto, perché la Calabria è accusata di essere una terra troppo chiusa, con una mentalità troppo chiusa, e noi questo stiamo cercando di fare, attraverso voi giornalisti, la televisione, stiamo cercando di aprirci, di mostrare all'Italia che comunque noi ci siamo e che non vogliamo più essere solamente chiusi, solamente essere nel nostro guscio, ma vogliamo aprirci e mostrare che la Calabria non è solamente una terra di mafia, ma una terra che può offrire veramente tanto se le si dà l'opportunità. Di questo sono assolutamente convinta, che la Calabria non sia solo una terra di mafia. La scuola, i professori, come stanno vivendo questo vostro movimento? Lo chiamiamo movimento, perché sì, in fondo certo, è un movimento. I professori ci stanno appoggiando in pieno, infatti hanno partecipato con noi alle innumerevoli manifestazioni, alle fiaccolate, e ci hanno appoggiato, ci hanno anche accompagnato, proprio per dimostrare che non stiamo perdendo tempo, perché io sono dell'avviso che la scuola non deve essere solamente studiare sul libro, imparare la vita di Leopardi oppure il pensiero di Dante, perché quelle sì sono cose che ci formano, però noi il nostro futuro sta nelle cose pratiche. La scuola ci può formare dal punto di vista ideologico, ci può dare delle basi, però poi nella vita concreta è questo che dobbiamo cercare di far capire, ed è questo che stiamo cercando di fare, e con l'aiuto anche dei professori, del preside, di tutti quanti. Quindi i segnali sono assolutamente tutti favorevoli? Sì, certo. Fino ad ora sì. Sono favorevoli e sono forti, soprattutto. E a Bologna, tu che vivi a Bologna e quindi stai vivendo questo movimento, non dico tanto a latere, perché poi insomma siamo tutti nella stessa barca, credo, fondamentalmente. Cioè, io non sono calabrese, ma mi sento molto vicina a questo movimento, insomma, per dire, no? Tu che segnali stai ricevendo di rimbalzo? Ma io cerco di essere un rappresentante della mia terra qui, e questi fatti brutti mi hanno dato l'opportunità positiva di parlare molto con la gente di quella che è la mia terra e di smentire tanti luoghi comuni che ci sono sulla Calabria, che sono assolutamente falsi. E mi rendo conto che tanta gente di qui ha dei luoghi comuni verso di noi, come io avevo tanti luoghi comuni verso la gente di qua, e stando qui, conoscendo questa realtà, li ho potuti cambiare, ci ho potuto riflettere. Quindi quello che dico a tutti quanti è: venite in Calabria anche per poco tempo, conoscete la nostra regione, conoscete noi, e poi fatevi un'idea vostra. Quindi ci sono dei pregiudizi forti qua, ad esempio in Emilia Romagna, che si vanta di essere una regione tanto aperta. Secondo me la gente qui è molto tollerante, è diversa da tanti altri posti, in positivo. Però, come tutti quanti, la percezione che si ha degli altri, di una realtà che non è così distante, però è molto diversa, come può essere la Calabria, è basata su alcuni luoghi comuni. Quali sono? Ma non so, il calabrese che vuole sempre litigare, il calabrese che non vuole fare la fila alla posta, oppure non lo so, che a cui non piace lavorare, o tante cose. Chiaramente la gente, io penso che qua non sia razzista, non sia, quindi magari a volte le cose te le dice come battute, come cose, poi magari se si riflette, se si parla seriamente con la gente, ci si può ragionare, però a volte vedo che vengono comunque adoperati alcuni schemi che sono un po' vecchi forse.
c'è ancora una spaccatura tra il nord e il sud. Netta, sì. Una netta spaccatura tra il nord e il sud. Il divario è assai, cioè si percepisce e non dovrebbe, perché come dicevo prima, non mi ricordo chi è intervenuto nel convegno, se noi verremo sconfitti, non è una sconfitta solamente del sud della Calabria, ma una sconfitta di tutta l'Italia, perché non siamo una regione a parte, noi facciamo parte dell'Italia e quindi dovremmo sentirci appoggiati dalle altre regioni e non solamente esclusi oppure additati come la regione della mafia, la regione nella quale non c'è lavoro e i soprusi e le violenze sono all'ordine del giorno, perché non è vero, anche a Bologna sono successi fatti di violenza che magari da noi non succedono. Anzi, dovremmo essere orgogliosi di che una regione bella come la Calabria faccia parte dell'Italia, a dire la verità, comunque. Quindi la delinquenza non è soltanto un fatto del sud dell'Italia, ma è un fatto che colpisce tutto quanto il paese, sfortunatamente. Sì. No, non dovrebbe, interessa a tutti. Sì, perché certo, dovremmo togliere. Noi non ci dimentichiamo che è anche importante fare autocritica, e quindi noi abbiamo molto parlato tra di noi e... Cioè, non riteniamo di essere, possiamo migliorare tanto, iniziare dal nostro piccolo, dalle piccole cose, però vogliamo anche che di noi non venga data un'idea sbagliata. Sì, sono profondamente d'accordo. Io vi ringrazio tantissimo per l'impegno che state mettendo in questo movimento, nell'aver avviato questo movimento. E sicuramente vi siamo vicini, anche perché è verissimo, perché il fatto che essendo tutti sulla stessa barca, se andiamo da una parte, tutti, forse quella barca può procedere, no? In qualche modo. Se no affonda e affondiamo tutti, visto che insomma siamo tutti italiani. Ecco, quindi vi ringrazio ancora tanto e sicuramente noi, per quanto ci riguarda, vi sosterremo sicuramente tantissimo tramite l'informazione e anche tramite l'impegno civile. Teniamoci in contatto. Grazie davvero tante.